Gennaro, domanda facile facile, che succede? Ma che succede? Capitano questi momenti, secondo me. Ovviamente nessuno è contento quando capitano queste cose, però nelle annate ci sono dei momenti di difficoltà che secondo me la cosa importante da fare in questo momento è cercare di trovare la soluzione per venirne fuori. Lo so che non è facile perché comunque nell'ambiente non gira a bellare, perché quando comunque si fanno delle prestazioni così ci sono un po' di mugugni, no? Però noi siamo abituati perché questo è il nostro lavoro. Noi dovremmo venire fuori perché sono convinto che comunque una squadra è una buona squadra che può fare qualcosina in più rispetto a quello che sta facendo. Quindi tutti noi ci aspettiamo qualcosa in più da parte di tutti e quindi ognuno di noi deve dare qualcosina in più in questo momento di difficoltà. Questa squadra però, è un dato oggettivo, non ha un'impronta ancora riconoscibile al di là dell'atteggiamento, questo è il problema. Sì, sì, no, ma in questo momento di difficoltà viene fuori anche questo, che comunque vedendo magari la partita di con lo Spezia non capisci questa squadra cosa, magari cosa gli è capitato in quel momento, perché secondo me anche il primo tempo non è proprio da buttare, quella mezz'ora del secondo tempo che non è accettabile. Noi non siamo contenti, ne vogliamo venire fuori tutti insieme. Un primo passo, se vogliamo, c'è stato. Avete avuto un duro faccia a faccia con l'allenatore, ma leale, no? Sono momenti nei quali magari si può cementare ancora di più il gruppo. No, ma perché dal primo giorno che ci siamo conosciuti, sia con l'allenatore ma con lo staff e come noi squadra, ci siamo detti sempre che le cose ce le dobbiamo dire in faccia, senza presunzione, senza che nessuno porti rancore, perché quella secondo me è la cosa importante, come quando litighi in famiglia, poi si parla e si risolvono i problemi. Quindi questa per noi è una famiglia, tutti ci teniamo a fare bene, l'abbiamo già dimostrato. E anche noi vogliamo venirne fuori, quindi ci siamo parlati guardandoci in faccia e spero che già, ti ripeto, come ti dicevo prima, contro il Benevento già si possa vedere un passo avanti, dai, un passettino avanti, magari un passettino alla volta ne veniamo fuori e ci divertiremo. Il campo come sempre giudice supremo, 3 partite in una settimana, si comincia da Benevento, come dicevi poc'anzi, probabilmente è l'avversario paradossalmente migliore, magari qualcuno mi potrà considerare un folle, però forse queste sono le partite che si preparano con più facilità sul piano psicologico, no? Sicuramente, perché quando incontri la squadra prima in classifica che viene qua, sai che vuole vincere perché vuole restare prima in classifica, penso che meglio di così non la puoi preparare la partita, sei già carico prima che arrivi sabato, quindi sicuramente la partita è importante, lo sappiamo l'importanza, ma sappiamo anche che noi dobbiamo comunque dare qualcosa in più per dimostrare che non siamo questo Pescara. I tuoi ricordi da ex e concludiamo, 2014-2015, Serie C, 34 presenze e 6 gol se non vado errato, poi però il Benevento ha preso il largo centrando 2 promozioni. Sì, sì, hanno cambiato qualcosina e poi da lì hanno fatto una bella risalita. Il presidente lì investe tanto, quindi spendono molto per raggiungere gli obiettivi, ci sono riusciti e faccio i complimenti, ma per me adesso Benevento è un ricordo, sono un ex, mi fa piacere incontrarli, fa piacere che stanno facendo bene, però sabato comunque è una partita tosta per loro e noi dobbiamo dimostrare, perché ti ripeto, in questo momento vogliamo venire fuori da questa situazione un po' così. Avrete il vostro bel da fare con gente come Coda, Armenteros, insomma lotta tra titani, che siete tutti giocatori prestanti. Sicuramente il Benevento ha una rosa importante, ma secondo me anche la nostra è una buona rosa e bisogna dimostrarlo in campo, come dicevi tu, il campo non mente, quindi quello è il giudice.